Buongiorno e bentrovati a Mattino 6. Oggi, venerdì 22 luglio, si venera Santa Maria Maddalena. Maria Maddalena fa la sua comparsa nel capitolo 8 del Vangelo di Luca. Gesù andava per città e villaggi annunciando la buona notizia del regno di Dio e c'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità e li servivano con i loro beni. Fra loro vi era Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni. Ma la tradizione, perdurante sino a oggi, ha fatto di Maria una prostituta e questo solo perché nella pagina evangelica precedente, capitolo 7 di Luca, si narra la storia della conversione di un'anonima peccatrice nota in quella città che aveva cosparso di olio profumato i piedi di Gesù. Li aveva bagnati con le sue lacrime e li aveva asciugati coi suoi capelli. Maria Maddalena compare ancora nei Vangeli nel momento più terribile e drammatico della vita di Gesù. Nel suo attaccamento fedele e tenace al Maestro, lo accompagna sino al Calvario e rimane, insieme ad altre donne, ad osservarlo da lontano. Il 3 giugno 2016, poco più di un mese fa, la Congregazione per il Culto Divino ha pubblicato un decreto con il quale, per espresso desiderio di Papa Francesco, la celebrazione di Santa Maria Maddalena, che era memoria obbligatoria, viene oggi elevata al grado di festa. Il Papa ha preso questa decisione per significare la rilevanza di questa donna che mostrò un grande amore a Cristo e fu da Cristo tanto amata. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con i quotidiani per appunto vedere le notizie nazionali e dal mondo. Iniziamo dalla Repubblica, Unioni, cade l'ultima barriera alle prime entro Ferragosto, così in apertura, via libera del Consiglio di Stato, Movimento 5 Stelle, GAF sui malati di cancro, polemica su Di Maio. In centro pagina vediamo, ecco la faccia dell'America che vota Trump. E poi l'economia, Montepaschi, Draghi apre all'intervento, sono possibili aiuti pubblici per le banche. Erdogan ancora stop ai diritti umani, ora in carcere i giornalisti. E poi finanza, gli hotel pagati al generale, un omaggio del socio di Verdini. Passiamo al Corriere della Sera, banche, quindi l'apertura di Draghi, sì a un paracadute pubblico in casi eccezionali, sciogliere il nodo delle sofferenze, la linea della BCE, la strategia in vista degli stress test e il caso del Monte dei Paschi di Siena. E poi in centropagina Rio de Janeiro comunicavano via internet, uno è minorenne, 10 arresti per terrorismo puntavano all'Olimpiade. 5 Stelle, mossa di Grillo, passa il simbolo ai parlamentari e ancora Berlusconi lasci Salvini, Alfano e il dialogo con Forza Italia. E l'indagato aveva le bozze delle sentenze per quanto riguarda i processi aggiustati, trovate altre mazzette per gli appalti IMSS. Il Tempo, vitalizi, contributi e rimborsi, il Senato non taglia i privilegi, bocciati i provvedimenti per ridurre stipendi, assegni d'oro, ecco quanto costano i palazzi del potere e gli enti cancellati. In centropagina la fotonotizia, magna magna all'ATAC, perquisizioni nell'azienda di trasporti lucravano sulle mense dei dipendenti. E le rivelazioni del caso di Abu Omar dall'interno, minacce di morte agli 007 ribelli. E poi il sì dal Consiglio di Stato, unioni civili confermate, prime nozze a Ferragosto. E la tragedia di Orte, così la mamma depressa ha annegato la sua Giulia. Allarme dell'INPS, in pensione più vecchi e più poveri, nel 2016 assegni ridotti del 34% rispetto all'anno precedente. In alto vediamo il manager nuovo coordinatore, Parisi in campo, Forza Italia va nel panico e poi il titolo dell'editoriale, basta esperimenti, fate le primarie.
Passiamo alla stampa. Trump, mi prenderò l'America all'investitura del candidato repubblicano, strappo con la NATO, nessuna difesa automatica. Sarò la voce del popolo contro gli abusi dei potenti, ha detto, e il partito si divide. In centropagina, migranti, così funziona la rotta del nord, dopo Como, la nuova via passa tra i monti del Lago Maggiore, naufragio in Sicilia, strage di donne, 21 morti. E poi i bimbi con il disegno dei Pokémon, salvate noi, non loro, questo l'appello, i Pokémon dei piccoli profughi. La Francia dice addio alle sigarette cult, saranno vietati i pacchetti troppo belli. E poi il concerto dei record con la banda dei Mille, gruppo di dilettanti allo stadio di Cesena. Unione Civile, poi ancora, finalmente la nostra festa arcobaleno. Il Fatto Quotidiano, referendum, basta barbarie. Pietro Grasso, il presidente del Senato contro la propaganda allarmista di Renzi e Company, non è mica il giudizio universale, dopo la vita continua. In centropagina vediamo sangue e bugie, strage pronta da mesi, Parigi ha mentito, a Nizza la polizia non c'era proprio. In alto vediamo Siracusa, complotto all'ENI, indagati Zingales e i vertici aziendali. E poi banche, boccia del PD, è ora di dire che Padoan non è all'altezza, intanto Draghi chiede all'Europa salvataggi pubblici. Roma, l'ultima della metro C, Castrum Romano scoperto nella stazione, l'opera è infinita, già corto di soldi, potrebbe terminare al Colosseo. E nel taglio basso, casi umani, siamo amici dei gay, non dei froci, il direttore omofobo e il fedelissimo di De Luca. Passiamo al Libero, ecco il successore di Silvio Berlusconi, Parisi a capo di Forza Italia, è stato deciso, è l'unico in grado di rilanciare il centrodestra, il partito in fibrillazione, Maroni, Salvini lo capirà bene. E lo stato di guerra, finalmente Parigi l'ha capito e copia Israele, per quanto riguarda l'editoriale di Libero. E ancora, il sindaco di Roma non sa dove ospitarli e sbuffa anche la Raggi, non ne può più dei profughi. Professori poco geniali, vediamo ancora, è una Technocrate, l'università non dà la laurea a Draghi. Vediamo ancora. E la finanza, bellezza, i risparmiatori perdono il 99,8%, e Zonin fa il 21%. E l'Europa lo minaccia, Erdogan se ne frega, sospesi i diritti umani, non contiamo nulla. Nel taglio basso, boom di violenze contro gli anziani, ma nessuno li fila. Aumentate uccisioni, rapine, percosse. Avremo mai il vecchicidio? Vediamo Avvenire, il mare d'inverno è una grande bara, quasi raddoppiati i migranti annegati, 2920. E poi l'appello, i bambini siriani, salvate noi, non i Pokémon. La BCE si di Draghi al paracadute con le banche. E ora il manifesto, diritti all'inferno, sì del Parlamento allo stato di emergenza, sospesa la Convenzione europea per i diritti umani, Erdogan e il governo potranno indire coprifuoco e passare leggi per decreto, stretta sui giornalisti, fra gli arrestati il noto attivista era e ora a muoversi in piazza contro la stampa sono i sostenitori dell'ACPI. E la strage dei migranti, in 20 muoiono distenti sul gommone, 38 vittime nel doppio naufragio nel canale di Sicilia e salvati però decine di profughi. E sulle falle della sicurezza, ora la polizia indaga sulla polizia, il sindaco di Nizza accusa lo Stato. Un Trump scatenato in guerra, Pence vince anche, Cruz nemico. E dal Consiglio di Stato, ok, alle unioni civili, come abbiamo visto,
presto le prime cerimonie. E poi ancora la strategia centrista per abbracciare Renzi e il reportage Povertà e militari violenti, le Olimpiadi a mare dall'altra, Rio de Janeiro. La Gazzetta del Mezzogiorno, vediamo in centropagina banche, quindi lo scudo di Draghi, apertura all'intervento degli stati per gli istituti europei a rischio, lobby anche i malati di cancro, bufera su Di Maio, poi le scuse. In alto vediamo criminalità a Bari, per i commercianti pagare il pizzo era regola, nessuno parlava, la polizia denuncia l'omertà. E poi in Puglia rifiuti, l'agenzia non si fa, la regione ricicla l'AIP, riforma modificata pur di votare subito. Ed ancora lo scontro fra treni, le carte della regione, oggi la procura ascolta l'assessore e aeroporti, altra indagine sui manager. Vediamo ancora, sospesa la convenzione europea, arrestati i giornalisti in Turchia a rischio, diritti umani e informazione. Strage dei treni, la nostra iniziativa, sottoscrizione, il cuore dei pugliesi. Ed ora l'Unità, la strage delle ragazze, così il titolo in apertura, gli scavisti ne avevano ammassate 22 nella stiva, ossionate e annegate nel carburante, mentre l'Unione Europea ignora appunto oltre 1000 salvati da Medici Senza Frontiere e Marina. In centropagina la fotonotizia: Turchia, sospesi anche i diritti umani, Gentiloni, fermatevi. Il complotto a 5 Stelle, ancora prima cade la Raggi e meglio è. E vediamo in breve la Bonino con Erdogan, l'Unione Europea ha stretto patti poco chiari. De Giovanni, la prima crisi è quella della globalizzazione, ha detto. Ed ora passiamo al Messaggero, vediamo in apertura la prima pagina che apre con le banche, sì, agli aiuti di Stato, così il titolo: Draghi, in casi eccezionali è giusto il paracadute pubblico purché d'intesa con la UE, Renzi apprezza la mossa della BCE, ma per Montepaschi punta ancora la soluzione di mercato. E poi in Brasile, in centropagina, tra i lupi solitari reclutati sul web anche un minorenne. Ancora vediamo nella prima pagina del Messaggero, l'incubo ISIS scuote i giochi di Rio, preparavano attentato, 10 gli arresti. E poi Grillo, exit strategy, spazio al direttorio e simbolo agli eletti. Vertice a Genova, scontro su Pizzarotti, lobby malati di cancro, bufera di Maio. Entriamo all'interno del Messaggero, quindi in primo piano banche in difficoltà, apertura di Draghi, paracadute di Stato in casi eccezionali. Ed ancora Montepaschi, corsa contro il tempo sul salvataggio, resta il nodo del prezzo delle sofferenze. Wood Bank, i fondi Apollo e Lone Star presentano due proposte di acquisto. Renzi apprezza Francoforte ma punta ancora sul mercato, il Premier intende evitare la penalizzazione dei risparmiatori che scatterebbe con gli aiuti, il governo sarebbe pronto a svolgere un ruolo di garante per la ricapitalizzazione. Ancora vediamo, le unioni civili diventano realtà, si può partire entro Ferragosto, il Consiglio di Stato dà l'ok al decreto per l'istituzione del registro. Superata l'obiezione di coscienza dei sindaci, basta un funzionario. La svolta, nullità del matrimonio, arriva la sentenza breve presso la Curia di Bologna. In 4 mesi si è concluso il primo processo con le nuove regole di Papa Francesco. Il focus, ancora comuni in ritardo, il nord più virtuoso, record a Milano, e al sud bene Napoli. Ancora vediamo, è illegittimo far pagare la fecondazione eterologa, i giudici di Palazzo Spada hanno deciso, bisogna evitare ingiuste discriminazioni. Bocciata la legge della Lombardia, aveva imposto tariffe da 1.500 fino a 4.000 euro.
Ed ancora passiamo all'interno, la mossa di Ankara, sospesa la Convenzione dei diritti umani, la decisione dopo la proclamazione dello stato di emergenza per 3 mesi, nuove rivelazioni sulla notte del golpe, i militari volevano uccidere anche Öcalan. E l'intervista, vediamo l'ambasciatore in Europa, troppo nervosismo, pena di morte, solo un'ipotesi. Ancora sul Messaggero vediamo la crisi, generali rimossi, diserzioni e suicidi, forze armate nel caos. E a Rio arrestati 10 jihadisti pronti all'attacco a pochi giorni dalle Olimpiadi, il Brasile scopre il terrorismo. Il gruppo, i difensori della Sharia, avevano giurato fedeltà all'ISIS da tempo, avevano cominciato gli addestramenti, il blitz della polizia scattato dopo l'acquisto online di un fucile. E poi i bimbi siriani, Pokémon, salvate noi dalla guerra. E ancora l'inchiesta a Nizza con Boel, anche il complice dalla Puglia, confermata la pista italiana, bufera sul ministro dell'interno francese, quella notte non c'erano auto della polizia. E Trump scarica i paesi NATO, non li difenderei dai russi, ha detto. Conclusa la convention repubblicana, ma il partito è spaccato, i Bush guidano la fronda. E ancora la polemica su Nessun Dorma, i Pavarotti contro Donald, non usi Luciano. Vediamo ancora la scalata di Parisi, agita Forza Italia, guerriglia nel centrodestra, l'ex di Confindustria pronto a ridisegnare il partito, oggi vertice di Berlusconi con i big, i mal di pancia della vecchia guardia, ma il cavaliere non vuole tornare indietro. Ancora bozze di sentenze a casa degli indagati, negli atti dell'inchiesta Labirinto emergono collegamenti tra i verdetti aggiustati dalla Cricca a una società di Berlusconi. La finanza ha sequestrato 210.000 euro a Roberto Boggio, avrebbe gestito il subappalto per il call center dell'INPS. E ancora vediamo il voto in centro pagina, il voto dell'Aula, nuova lite tra PD e Movimento 5 Stelle, il Senato Giarrusso può essere processato. Vediamo ancora sul Messaggero, in primo piano Grillo fa spazio al direttorio, il simbolo ai parlamentari, vertice a Genova, il leader decide di fare un passo di lato e di condividere il logo. Il 5 entrano nell'associazione fondativa, più poteri sulle espulsioni, il nodo Pizzarotti. E poi il caso lobby dei malati di cancro, Di Maio costretto a scusarsi. La decisione nel taglio basso, intesa tra PD e Nuovo Centrodestra sulla prescrizione, il Senato accelera, riformulato il testo della legge, 3 anni in più per concludere i processi, e incluso anche il reato di corruzione. E Gran Sasso, vediamo tra le cronache, nelle pagine, lo troviamo nelle pagine nazionali, 2 scalatori precipitano in cordata, volo di centinaia di metri, erano appassionati della montagna e grandissimi esperti, Roberto Iannilli di Cerveteri e Luca D'Andrea di Sulmona. Da 6 anni sempre in quota insieme, li vediamo nella foto, le vittime. E per quanto riguarda la pagina dell'economia, quindi in conclusione, vediamo si parla del monitoraggio pensioni, pensione anticipata, si va dopo i 60 anni, bilancio INPS nel primo semestre del 2016 avanza l'età media effettiva anche per chi esce prima di avere diritto alla vecchiaia, la stretta sui requisiti scattata a gennaio ha ridotto il numero dei nuovi trattamenti rispetto allo stesso periodo del 2015. E con la pagina dedicata all'economia ci fermiamo per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Buongiorno, allora Giovanni, quali aggiornamenti?
Allora, la situazione, Elisa, è caratterizzata al momento dalla presenza di un promontorio di alta pressione di matrice afro-mediterranea che favorisce condizioni di bel tempo sulla nostra regione, dove le temperature nelle prossime ore e nella giornata di domani subiranno un ulteriore aumento e aumenteranno anche i tassi di umidità lungo la fascia costiera. Si tratta di una situazione che comunque vedrà un cambiamento a partire già da sabato sera, ma ancor più nelle giornate di lunedì e martedì, perché si avvicina un impulso di aria fresca proveniente dalla Francia che proprio già dalla giornata di sabato inizierà a interessare soprattutto le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, per poi spingersi gradualmente verso la nostra regione. Ciò favorirà un graduale aumento dell'instabilità e anche un graduale calo delle temperature. L'instabilità potrebbe già manifestarsi nel pomeriggio di domani, in particolar modo sulle zone montuose, dove dopo una mattinata all'insegna del tempo stabile, comunque prevalentemente soleggiato, potrebbero formarsi i primi temporali, soprattutto sulle zone montuose, in estensione verso il settore orientale, in particolar modo verso le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico. Mentre nella giornata di domenica, invece, l'instabilità inizierà ad essere più marcata, tant'è che con tutta probabilità già dalla tarda mattinata di domenica, ma ancor più nella seconda parte della giornata di domenica, tenderanno a svilupparsi dei temporali che potrebbero risultare anche di forte intensità, già data l'elevato contrasto tra masse d'aria, insomma ci saranno temperature elevate e tassi di umidità elevate, forniranno una sorta di carburante, tra virgolette, per lo sviluppo di queste cellule temporalesche che, ripeto, nel pomeriggio sera interesseranno gran parte del territorio regionale, ma saranno più frequenti sul settore centro-orientale e potrebbero anche estendersi lungo le aree costiere entro la serata, risultando localmente, ripeto, di forte intensità. Poi anche nella giornata di lunedì continueremo a avere l'instabilità, soprattutto però nella seconda parte della giornata, e qui i temporali potrebbero interessare soprattutto le zone interne montuose, localmente spingersi fin verso il fondovalle. Con il passaggio di questo impulso di aria fresca, come dicevo poc'anzi, tenderanno anche a diminuire le temperature sulla nostra regione, mentre tra oggi e domani subiranno un ulteriore aumento, così come aumenteranno i tassi di umidità lungo la fascia costiera. Quindi una situazione da seguire, soprattutto per quel che riguarda le giornate di domenica e lunedì, quando sussiste c'è un'elevata probabilità di temporali localmente di una certa consistenza. Non si tratta del peggioramento che abbiamo avuto la settimana scorsa, caratterizzata da un'intensa perturbazione di origine atlantica, una perturbazione autunnale, però questa situazione potrebbe, ripeto, dar luogo a fenomeni temporaleschi anche di una certa consistenza. Elisa. Bene, grazie Giovanni, ti auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie Elisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. E come sempre ricordo che oltre al sito internet Abruzzo Meteo potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo oppure attraverso il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma. Potete così postare commenti, porre domande ed essere quindi sempre aggiornati in tempo reale sulle condizioni meteorologiche. Ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria, tra poco. Seconda parte di Mattino 6, passiamo ora alle notizie regionali dal quotidiano dell'Abruzzo. Il centro, vediamo la prima pagina dedicata alla provincia di Pescara in apertura. La ruota panoramica resta ferma, attrazione estiva senza permessi, doveva entrare in funzione il 10 luglio. In centropagina, giustizia lenta, paura nell'aula del giudice di pace, la sentenza slitta ancora, si taglia le vene in tribunale. E crollano le vaccinazioni, la ASL registra cali preoccupanti dal 2012, un rischio per tutti. Tra le cronache, la tragedia in montagna, Gran Sasso fatale per due scalatori. Ed ancora l'indagine, vigile arrestato, saranno sentiti i suoi superiori. Paura nella notte a Francavilla, auto distrutta dalle fiamme. A Montesilvano 600 atleti si sfidano al triathlon. Ed ora passiamo alla prima pagina dedicata alla provincia di
Chieti, Lanciano e Vasto, vediamo in prima pagina l'apertura, gli anziani picchiati nella casa Lager, Vasto, arrestati i due titolari, gli investigatori, lesioni anche mortali, vedremo poi nel dettaglio questo appunto quanto accaduto, e ancora la tragedia in montagna, gran sasso fatale per due scalatori, e ancora farmacia senza medicine salva vita al policlinico in Chieti, e poi torna la protesta, invece le chiede la proroga per il sansificio di Lanciano. Nello sport, Lanciano spera 7 giorni per fare la D. E la Croce Gialla, presidente suicida, vediamo, Lanciano a 40 anni si toglie la vita per i debiti della cooperativa. Passiamo alla edizione dedicata alla provincia di Teramo, vediamo in apertura la prima pagina appunto del quotidiano il centro dedicata a Teramo. In apertura vediamo se riusciamo a visualizzarla. Vediamo se ci riusciamo, altrimenti passiamo, eccoci, in apertura, quindi la tragedia, morti in scalata sul Monte Camicia, appassionati e inseparabili, le vittime sono il sulmonese D'Andrea e Iannilli. E nelle cronache, zooprofilattico, dirigenti tagliati e nuovi servizi, e poi ancora la provincia vende i grandi immobili a Teramo, e Martinsicuro, addio carnevale dopo 13 anni, l'estate più povera. Spaccio nella casa popolare, ancora arrestata una coppia di abusivi, stava per essere sfrattata. Ed ora passiamo alla prima pagina dedicata invece all'Aquila, Vezzano e Sulmona. Vediamo in apertura la tragedia anche nella edizione appunto dedicata all'Aquila, Vezzano e Sulmona, morti in scalata sul Gran Sasso, appassionati inseparabili, le vittime. Poi riabilitazione, tempi biblici, protestano le famiglie dei pazienti 2 anni per fare le terapie. Nelle cronache ancora in L'Aquila, Cialente, chiudo il centro storico alle automobili. In Sulmona, 2 denunce nella lavanderia che inquina. In Avezzano il parco ordina, va rimosso l'asfalto illegale. Questa è la polemica. Ed ora passiamo al quotidiano della provincia di Teramo, La Città. Vediamo in apertura questa mattina. La città che apre con appunto le vittime sul Monte Camicia, 2 vittime illustri, precipitano, come abbiamo detto, il volo durante una scalata notturna, erano 2 glorie dell'alpinismo nazionale. E sul titolo ci fermiamo appunto con il contributo video di Germana Dorazio. Erano esperti di montagna i 2 alpinisti morti sul Gran Sasso. Si tratta di Roberto Iannilli, 60 anni, originario di Ladispoli, e Luca D'Andrea, 23enne, nativo di Sulmona. La parete nord del Monte Camicia, una tra le più difficili d'Italia, ha assistito alla loro fine. I 2 corpi, infatti, privi di vita, sono stati trovati alla base della parete del Monte Camicia. Il recupero dei corpi è stato effettuato questa mattina dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzese e dall'elisoccorso del 118. Le salme sono state trasferite all'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo. L'allarme sulla scomparsa dei 2 è stata data dai familiari che non li hanno visti ritornare a casa. Questo farebbe ipotizzare che l'incidente di montagna sia avvenuto nella giornata di ieri. I soccorsi hanno accertato che i 2 si trovavano in cordata. La parete nord del Monte Camicia è infatti considerata tra le più difficili d'Italia, poiché proprio per l'esposizione rende instabile la roccia. Iannilli, in particolare, oltre ad essere un esperto rocciatore, aveva già esplorato tutte le pareti del Gran Sasso e, in solitaria, aveva anche aperto diverse nuove vie. E proprio mentre stava aprendo una nuova via di arrampicata sul paretone del Gran Sasso nella zona della Farfalla, nel 2010 il 60enne ebbe un incidente che gli provocò la frattura di entrambi i polsi e contusione alla testa.
Roberto Iannilli, oltre al Gran Sasso, conosceva bene anche altre vette internazionali. Sei sono state le sue spedizioni, infatti, tra l'Himalaya e la Cordillera Blanca. Ed ancora dalla città in centro pagina, il divieto misterioso, questo è il titolo, a Roseto bagno vietato ma per l'Arta l'acqua era pulita. E poi ancora rogne allo zoo profilattico, muro contro muro tra sindacati e presidente Di Pasquale. Fusione tra BCC, Castiglione accelera sulla migrazione IBAN e sugli ex soci. E poi il nuovo singolo, eppure una musica tutta made in Teramo. E a Roseto degli Abruzzi l'arte pittorica di Pasquale e Raffaello Celommi in mostra per la prima volta a Montepagano. Entriamo all'interno, Abruzzo, il turismo si fa anche coi prodotti locali. L'assessore all'agricoltura Dino Pepe lancia l'appello a mense scolastiche, strutture ricettive per le tipicità nostrane. E poi di Pangrazio vediamo depositato il progetto di legge per il sostegno all'editoria. Ed ancora nel taglio basso, Pescara, sessantenne, tenta il suicidio all'interno del tribunale. L'uomo si è tagliato le vene dei polsi, salvato dall'intervento dei presenti e in ospedale. Tragedia in montagna, come abbiamo visto, due alpinisti precipitati dal Monte Camicia, i due esperti stavano aprendo una nuova via d'ascesa, corpi trovati legati da un'unica corda dal soccorso alpino. Vediamo ancora le notizie avanti, Castiglione accelera quindi sulla chiusura della fusione, entro lunedì completata la migrazione degli IBAN, liquidazione per i 1826 soci inattivi di BCC Teramo. Sociale Diurni e Tetto Isee, strigliata da autismo Abruzzo, la Onlus chiede un intervento urgente alla regione e alla ASL di Teramo. Professioni, diretta streaming al seminario di Project Management, oggi all'Università il seminario dell'Ordine degli Ingegneri. Ed ancora rogne all'IZS sulla presidenza di Di Pasquale, i sindacati denunciano minacce di licenziamento, l'avvocato smentisce e annuncia azione legale. Statuto e comitati per il PD sono forzature a Teramo, D'Alberto attacca la vigilia della commissione decisiva sulle modifiche necessarie alla maggioranza. Spezzatino collaterato basso, Villa Pavone e San Benedetto no allo spezzatino appunto del divide et impera. E politica, il movimento si mobilita per il referendum costituzionale d'autunno, il Movimento 5 Stelle appunto. E a Teramo ancora, ecco la rotondina bis di Ponte San Gabriele, tagliato il marciapiede per evitare imbuti, per ora sarà funzionale al cantiere del corso, poi si vedrà. Per 95.000 euro Vico del Cigno e via Stazio venduti due immobili del comune. E poi viabilità, un tavolo in regione sulle bretelle autostradali A24 e A25. Vediamo ancora le notizie relative alla provincia, prefettura e caserma sono in vendita, la provincia inserisce i due immobili di pregio, 11 milioni di valore nel piano delle alienazioni. Il consiglio provinciale studia come valorizzare due beni, ipotizzata la vendita, l'affitto, il conferimento in un fondo di investimento immobiliare. Ed ancora viabilità, ponti e rotatori e lavori in dirittura d'arrivo. In Val Vibrata la provincia ha stanziato 1,3 milioni di euro per la viabilità disastrata attorno a Civitella del Tronto. Vediamo nel taglio basso ciclismo, domani a Nereto il trofeo Città Territorio, la sesta edizione della corsa lungo le strade della Vibrata. A Sant'Omero piattaforma rifiuti bocciata no dalla regione all'intervento privato. Ed ancora vediamo sulla costa le notizie riportate dalla città Giulianova, iniziati in ritardo i lavori al nuovo molo, il cantiere del porto avviato due mesi dopo la posa della prima pietra. E sempre a Giulianova spacciavano eroina e cocaina nella casa popolare occupata con l'abuso, arrestata coppia di Rom. Parco Franchi chiude per ristrutturazione, vandali e giochi rotti alla Bambinopoli, il comune ha deciso di intervenire.
Sempre a Giulianova, comune Pellegrino di Santiago di Compostela, le certificazioni dei walker sarà un'opportunità di sviluppo per gli itinerari religiosi. Cavalli e calessi da corsa nella ex fabbrica di Colleranesco, nonostante le denunce. E ancora Roseto, sempre più fitto il mistero sul divieto di balneazione fantasma, come abbiamo visto in prima pagina. Recchiuti scova l'ordinanza del sindaco del 13 luglio, ma per l'Arta l'acqua era pulita. A Roseto denunciati due coltivatori di marijuana ed ancora Silvi, domani le elezioni del comitato di quartiere Silvi Sud. Il progetto La spiaggia di Silvi all'avanguardia contro gli infarti, defibrillatori in spiaggia e personale formato per salvare le vite in caso di malori. Torniamo al Messaggero, vediamo la prima pagina dedicata alla regione Abruzzo che apre così. Con la tragedia del Gran Sasso, la tragedia degli alpinisti, scalano la parete nord della camicia, Luca D'Andrea di Sulmona e l'amico Roberto Iannilli, precipitati in cordata tra i massimi esperti di montagna, forse li ha colpiti una scarica di sassi, l'abbraccio delle vedove all'obitorio. E poi il caos sanità, maggioranza KO, Paolucci avverte, adesso Roma potrebbe punirci. E poi ancora la disperazione. Stipendi a rischio alla Croce Gialla, il presidente suicida a Lanciano. Antonio De Petra giù dalla finestra, era angosciato per i debiti della cooperativa. A Pescara poi nel taglio basso la ruota panoramica senza permessi. Entriamo all'interno del Messaggero, vediamo in primo piano, quindi precipitano sul camicia mentre scalano la parete in cordata. Labirinto verticale, pietra che si sbriciola, Roberto scriveva, ha un orribile fascino. Turismo in quota, specialisti e amatori a centinaia da tutta Europa a caccia di vette. E all'obitorio l'abbraccio delle due mogli, parenti e amici in processione dopo la notizia della sciagura, dolore composto quasi a proteggere lo strazio delle vedove. Cristina, che 3 anni fa aveva sposato l'alpinista sulmonese, sono morti dove volevano morire. Luca, uno spirito libero, ha detto. Ed ancora le vittime, Luca, i motori, le cime, era stato in Patagonia. Roberto, sul massiccio, ha aperto più di 100 vie. Vediamo uomo ragazzino per quanto riguarda Luca nella foto, di 51 anni che viveva per lo sport, oggi la tumulazione senza funerali come voleva lui. E Roberto invece, Roberto Iannilli nella foto a destra, il suo libro dal titolo profetico, forse accade così, l'alpinismo è un gioco ma non uno scherzo. Andiamo avanti, pagina dedicata a Pescara, l'inchiesta, vigile assenteista, in tanti sapevano, l'interrogatorio di garanzia stamattina per Pasquale Solari, l'indagine punta a individuare eventuali altri responsabili. Il sottufficiale 61enne deve difendersi a fronte dei riscontri documentati dalla Guardia di Finanza con filmati e fotografie. Gli sviluppi, il maresciallo era già stato sanzionato, finisce sotto tiro la filiera del comando. Vediamo in breve, maggioranza pasticciona in consiglio, il voto salta, lite sindaco consigliera. Entriamo all'interno, giustizia lumaca, si taglia le vene davanti al giudice. Aspetto da 3 anni, ha urlato l'uomo dopo l'ennesimo rinvio della causa in cui è parte offesa come vittima di un incidente. E l'inchiesta, la Siti, costruttori e politici in aula, a gennaio la decisione sul processo. E poi la vicenda Ryanair in centropagina, riduzione delle tasse, Olir non si fida. La figuraccia, altro che Londra, ruota panoramica senza permessi. Noi del classico, la cena dell'orgoglio, vediamo l'Armacord, l'Esplanade Meeting degli studenti, alcuni si rivedranno dopo 40 anni. E poi gli appuntamenti, il premio Michetti onora l'archeologo ucciso dall'ISIS, domani la cerimonia. L'Happening, vediamo la festa dello sport con il triathlon ed ancora estatica, mare celtico, atmosfere nordiche al Marina.
e nel taglio basso Polfer in azione, la fuga in treno dei minori migranti. Andiamo alla prima pagina dedicata all'Aquila, l'avvertenza Sacci, Confindustria attacca, si rischia un disastro sociale, il mancato scusate, rinvio della concessione può far chiudere il sito di Cagnano, la regione al lavoro per risolvere oggi forse la riunione di giunta decisiva. E l'avvertenza, vediamo, il Tribunale dà ragione ad H3G, si tratta per il nuovo call center. La ricostruzione in breve, torna in piazza il bar Gelateria Duomo e ancora a San Demetrio la prima storica raccolta del grano, senatore Cappelli. Nel taglio basso Torrione, tentato scippo, il caso va verso l'archiviazione. Cavia di Montereale, finto cieco, il PM chiede il processo, il danno all'erario stimato in 273.000 euro, dopo le indagini anche con filmati dei carabinieri. Andiamo avanti, sul Mona una barriera sul progetto di Toto, la variante al tracciato dell'autostrada non è stata discussa ieri in giunta regionale come aveva preannunciato D'Alfonso. Gerusalemme, sarà convocato un tavolo coordinato dalla regione, Forza Italia chiede un consiglio straordinario sulla questione. Avezzano, a fuoco un casolare, si teme un'azione dolosa. A Sulmona scarichi fuori norma, lavanderia nei guai. Ancora da Avezzano, piano sanitario, i sindaci dicono no. E poi lo schianto sulla Tiburtina, grave donna cinese. A Sulmona ancora, ecco il cartellone estivo, un miracolo, il sindaco Casini, in un mese abbiamo fatto i salti mortali. E poi a Carsoli, a Tufo, il progetto Intonaci. Andiamo avanti, pagina dedicata a Chieti, lo stellario ritrovato con DJ Ralph, la serata nostalgica, la scommessa vinta dall'associazione Campare. Chieti ritrova la discoteca Mito degli Anni d'Oro alla Civitella, l'appuntamento per il 6 agosto, riapriremo la piazza e il secondo piano. E i processi a raffica, coltiva cannabis per curarsi, la battaglia legale di Pellegrini. Il master web marketing, oggi l'incontro studenti imprese. E poi ancora uscita proibita nelle Marche per il giovane dell'aggressione arrestato. Ancora Lanciano, Croce Gialla, il presidente suicida per i debiti. Antonio De Petra, 40 anni, è volato dalla finestra dell'ufficio in centro. Vani soccorsi, l'uomo ispirato davanti ai passanti. Lascia moglie e due bambini, dietro il gesto disperato ci sarebbe la grave situazione finanziaria della cooperativa. A Vasto, violenze nella casa famiglia, due arresti e ipotesi omicidio. Coppia di gestori in manette e sigilli all'arcobaleno. Anziani picchiati sotto la lente del GIP, le morti sospette. Su questo articolo ci fermiamo, appunto, maltrattati, picchiati fino ad essere ridotti in fin di vita. Da Vasto arrivano immagini agghiaccianti delle vessazioni, appunto, vediamo il contributo video di Francesca Romana Testi. Anziani picchiati e vessati, tutto ripreso dalle telecamere dei carabinieri a seguito delle segnalazioni arrivate nel mese di aprile da persone che avevano assistito ai maltrattamenti. Questa mattina sono scattate le manette per i titolari della casa di riposo per anziani Arcobaleno di Vasto, moglie e marito rispettivamente 48 e 58 anni e i sigilli per la struttura privata. Le indagini condotte dai carabinieri di Vasto e coordinate dalla Procura della Repubblica hanno dimostrato attraverso intercettazioni telefoniche e videoambientali la violenza usata contro gli anziani, peraltro senza alcun motivo apparente. Violenza sia fisica che psicologica su persone spesso affette da gravi patologie e comunque non autosufficienti. Per alcuni di loro talmente pesanti da aggravarne il quadro clinico portandole al decesso dopo il ricovero in ospedale. Tutti anziani quindi vivevano in un clima di paura, insicurezza, molto spesso legati al loro letto o alle sedie a rotelle quando disturbavano o semplicemente si lamentavano per i continui dolori causati dalle precarie condizioni fisiche. Trattamenti inumani a cui oggi i militari di Vasto hanno posto fine. I due indagati dovranno rispondere di maltrattamenti, lesioni volontarie aggravate dall'essere il fatto seguito dalla morte della persona offesa e abbandono di incapaci con le aggravanti di aver agito per futili motivi e aver adoperato sevizie.
Passiamo alla pagina dedicata a Teramo. Cerca dottor Pokémon, l'università dedica un giorno all'animaletto. Il 27 luglio tutti a caccia dei personaggi virtuali in centro. Lo scopo è quello di monitorare i comportamenti sociali. Ed ancora, enti locali in rosso, provincia, palazzo della prefettura in vendita per scongiurare il crack. Degrado collaterrato, polemica sul parco Savana. Ancora Giulianova arrestata ma può evitare lo sfratto. Tamara Di Pietro, in manette per spaccio di droga, ha ottenuto i domiciliari battendo il comune e il TAR. La donna ha confessato al giudice di essere incinta e così potrebbe salvare l'alloggio dell'annunziata. Sempre a Giulianova, primo appuntamento con il CNA Market, la rassegna. E poi a Civitella del Tronto, sì alla costruzione del ponte di Biancone. A Martinsicuro, premio letterario, oggi le premiazioni, la cerimonia alle 21.30 presso la torre di Carlo V con ospiti di prestigio. A Roseto, Celommi, una mostra a Montepagano ed ancora commercianti e artigiani, iniziative per l'estate. A Giulianova ancora, parco, troppi vandali, ordinata la chiusura, giochi rotti con gravi danni, oggi il via ai lavori per progettare il Franchi. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Abruzzo Sport, Simeone vuole il Pescara, così titola l'apertura. Il calcio di Serie A, l'attaccante argentino mette fretta al River Plate dove vorrebbe chiudere la trattativa già prima di partire per le Olimpiadi. Lescovic continua la battaglia con Righiera sui dettagli e intanto ora arriva l'apertura della Roma per Giomber. Su questo appunto articolo del Pescara vediamo la conferenza stampa che si è svolta ieri e quindi ascoltiamo nel servizio Crescenzi. Ma è stata un'estate un po' travagliata, come hai detto te. E, sì, in un primo momento si diceva che doveva essere riscattato e poi sinceramente non lo so per quale motivo non sono stato più riscattato. Comunque adesso sono qui, e ho una voglia di allenarmi, ho una voglia pazzesca di vivere questa Serie A insieme a questo gruppo. E ci stiamo allenando a 2000 già da una settimana e vogliamo farci trovare pronto già per la prima partita con la Coppa Italia. Ma io Biraghi ci ha giocato anche in Under 21 insieme, è un ragazzo d'oro e già lo conosco e sicuramente può darci una grande mano sia a livello qualitativo che a livello di persona, a livello umano. E la concorrenza in Serie A è normale che ci sia e penso sia giusto così. È normale che io ce la metterò tutta per guadagnarmi un posto. Posso giocare a destra o a sinistra, ma è normale, farò di tutto per guadagnarmi questo costo, ma è normale anche che ci sia concorrenza e è giusto così. Sicuramente la Serie A è un altro mondo rispetto alla Serie B, però dobbiamo stare tranquilli e non dobbiamo avere paura di niente e nessuno quest'anno, perché sappiamo quanto possiamo dare e che gruppo siamo. L'abbiamo già dimostrato lo scorso anno. La società sta facendo un buon mercato e abbiamo un gruppo fantastico e sicuramente ce la giocheremo con tutti. Vediamo ancora la giornata. Oddo incontra i tecnici delle giovanili e oggi a Milano varato il calendario della nuova Serie A, Team Cup, Montecatini, Como o Frosinone il primo avversario. Serie D di Stefano dice no, il Chieti rischia di sparire, troppi debiti, impossibile fare un progetto, entro martedì va completata l'iscrizione. E il calcio di Lega Pro, Rossi, le mie parate per fare grande il Teramo. Ancora la crisi, Lanciano, 7 giorni per salvare il calcio di Campli. Affilia è la Pro Lanciano, ma serve un gruppo. L'Aquila, rapporti tesi tra il club e i tifosi. E in centropagina invece si parla di automobilismo, boom di partecipanti alle svolte di
Popoli. Ieri si sono chiuse le iscrizioni della classica cronoscalata abruzzese che si corre domenica. I piloti al via saranno ben 191. Termina così la nostra rassegna stampa, vi lascio con l'oroscopo del giorno, vi auguro una buona giornata, l'appuntamento con Mattino 6 torna domani puntuale alle ore 7, grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Ariete, mettete in conto momenti di stanchezza e di nervosismo, probabilmente dovuti al fatto che vi siete spremuti come dei limoni nell'ultimo periodo. Non perdetevi nella spirale della routine e dei doveri, pensate anche a voi stessi. Toro, parte sotto ottimi auspici questa giornata intensa e movimentata, perfetta per mettersi in viaggio, varare nuovi progetti, vivere un'intrigante avventura. Saprete essere romantici per dare sapori alla vostra vita affettiva. Gemelli, non forzate la mano in una questione delicata perché potreste restare delusi o andare incontro a perdite di tempo e di denaro. In amore, chiedetevi se state facendo tutto il possibile per rispondere alle esigenze della persona amata. Cancro, siete sempre così indaffarati? State attenti perché questo continuo attivismo potrebbe affaticarvi più del dovuto. Un filo di prudenza negli affari vi eviterà passi falsi e delusioni. Leone, la luna nel dodicesimo campo vi confonde, alternate movimenti di buonsenso ad altri di intolleranza e individualismo. Soprattutto in ambito sentimentale, i bisticci con il partner si profilano minacciosi all'orizzonte. Vergine, andate al massimo. Con dei transiti così favorevoli sarà difficile starvi al passo. Siete d'eccellente umore, circondatevi dall'affetto e dall'interesse di colleghi e amici. Potrete sfornare idee geniali, stabilire buone tattiche d'affari. Bilancia, vi sentirete confusi, l'umore è meno solare del solito, per essere felici avete bisogno di calore intorno a voi, pronta adesione alle vostre idee, calda accoglienza e immediata complicità da parte degli altri. La giornata si preannuncia con una quantità di iniziative interessanti, riunioni tra amici, sport, viaggi. Ottime notizie dal fronte professionale, per molti di voi si prevedono strepitose occasioni di guadagno, gratificazioni. Sagittario, se pensate spesso ad una questione lasciata in sospeso, ma che andrebbe assolutamente risolta, oggi è il giorno adatto per chiuderla definitivamente. Provate una forte attrazione per una persona, è tempo di uscire allo scoperto. Capricorno, sotto il tiro della luna in cancro, la giornata non sarà esaltante. Nelle relazioni interpersonali l'orgoglio vi gioca un brutto tiro. Assecondate le vostre esigenze, imparando ad ascoltare i segnali del corpo. Acquario, l'esperienza porta buoni frutti, sussiste la possibilità di ricevere un'offerta di lavoro consona alle vostre capacità ed economicamente interessante. Un po' di disagio nel rapporto di coppia. Pesci, con il bellissimo quadro astrale che avete potreste ricevere l'Oscar del successo per i risultati che riuscirete ad ottenere nello sport oppure in campo sociale, senza dimenticare i bei momenti che trascorrerete con il partner.